Sconcerto, stupore, disorientamento, sensazione di percorrere frammenti di passato già noti. Tutti abbiamo, almeno una volta nella nostra vita, sperimentato il déjà vu. Baudet, in questo libro denominato Piramidi di Tempo, coglie i vari modi con cui la poesia, l'arte, la letteratura e anche la filosofia e la psicologia si sono accostati a questa esperienza. Il termine piramidi di tempo è dovuto a un sonetto di Shakespeare, il sonetto 123, di cui vi voglio leggere adesso qualche breve passaggio. No, tempo, tu non ti vanterai che io muti. Le tue piramidi, costruite con rinnovata potenza, non sono per me nulla di nuovo, nulla di strano, soltanto rivestimenti di uno spettacolo già visto. Il termine déjà vu viene coniato nel 1876 da Boirac, ma tematizzato nel 1894 da Louis Dugas. Molto interessante ai nostri fini è il caso narratoci dal dottor Ladbroke Wigan, il quale nel novembre del 1819 assiste commosso alla sepoltura della principessa Charlotte, morta di parto assieme al figlio, e costui venne letteralmente sopraffatto dalla convinzione di avere già visto per intero la scena. E quindi grazie a Wigan che il déjà vu diventa una vera e propria calamita culturale sia in Europa che negli Stati Uniti, fino alla Prima Guerra Mondiale, per poi tornare in voga nella seconda metà del Novecento, in particolare dopo gli studi di Roger Sperry sui cosiddetti pazienti split brain, cioè pazienti i cui emisferi cerebrali sono stati divisi per poter prevenire attacchi epilettici, i quali si comportavano come se avessero veramente due volontà o due intelligenze. Sono già stato qui. Ma quando, come, non saprei dire. Conosco l'erba sopra la porta, il dolce odore pungente, un suono come un singhiozzo, le luci attorno alla riva. Se state via prima, quanto tempo fa non saprei dire. Ma proprio quando il volo della rondine, il tuo collo si è girato in quel modo, il velo è caduto e ho saputo tutto di te. È stato così anche prima? E non fa così anche il tempo col tuo turbinio incessante. Non dovrà così, con le nostre vite, restaurare il nostro amore, a dispetto della morte, e giorno e notte concederci ancora una volta la gioia. La poesia che avete appena sentito di Dante Gabriele Rossetti, pubblicata nel 1854, ma divulgata soltanto dopo il 1870, contiene tutti gli ingredienti che solitamente si ritrovano in un'esperienza di déjà vu. Tuttavia molto interessante è anche quello che accade nel 1872, grazie all'opera di Louis-Auguste Blanqui, denominata L'eternità attraverso gli astri, che è stata scritta in prigione, dove l'autore dice che l'universo avrebbe un elevatissimo numero di combinazioni, ma tuttavia calcolabile, per cui esistono non soltanto duplicati perfetti di ciascun individuo, ma varianti di quel che egli avrebbe potuto essere se avesse preso una via diversa da quella imboccata a ogni bivio della sua vita. Dal 1893 il tema del déjà vu è maggiormente analizzato da psicologi, psichiatri e filosofi. Tra di essi ricordiamo anche Hippolyte Taine, un filosofo positivista, che paragona l'io all'uovo che gli schiavi dell'antica Roma dovevano portare in mano attraversando il circo alla fine dello spettacolo. Il paragone della personalità umana all'uovo permette di comprendere la estrema fragilità con cui la nostra personalità è in qualche modo intessuta. Sempre in epoca positivista troviamo Lalande, il quale avvicina il déjà vu al fenomeno delle paramnesie, cioè delle memorie apparenti e anche delle false memorie. Sempre sul tema della falsa memoria torna anche Louis Dugas, il quale dice che
In questa esperienza l'individuo si scinde tra coscienza osservatrice e coscienza osservata e oltre al déjà vu si sperimenterebbe anche una momentanea perdita del senso di appartenenza a se stessi, cioè una depersonalizzazione. Anche il filosofo italiano Tito Vignoli parla di déjà vu come un risorgere in noi di scene, situazioni, dettagli, persone, dialoghi, come se fossero già visti e conosciuti dal protagonista e ascoltati in parte e descritti come vere e proprie epifanie, quasi un arcano messaggio che interferisce con il consueto fluire del tempo. A partire dal 1908, l'importante filosofo Henri Bergson rifiuta la spiegazione del déjà vu come riconducibile a un doppio cervello, o persino l'idea che la formazione del ricordo sia posteriore a quella della percezione, essendo ambedue sgorganti, secondo Bergson, da un unico oggetto. Benjamin, un altro importante filosofo di questi anni, dice che il déjà vu va ricondotto a circostanze che ci colpiscono come una eco, il cui suono originario sembra essere stato emesso in qualche oscuro recesso della vita interiore. Durante il secondo dopoguerra, il déjà vu è affrontato principalmente in ambito medico e dobbiamo ricordare a questo proposito gli importanti studi di Penfield, che nel 1955 scopre che, stimolando i lobi temporali del cervello di un paziente, nell'8% dei soggetti spuntano delle memorie. Eppure il déjà vu non è sempre un facile oggetto di ricerche sperimentali. Tant'è vero che secondo Bodei è riduttivo riportare un'esperienza significativa come il déjà vu a qualcosa di materiale e localizzabile in una precisa area del nostro cervello. Allo stesso modo in cui un sorriso è certamente reso possibile da una contrazione di muscoli, ma esso è dotato di molteplici significati affettivi e sociali. Nessuna spiegazione medica o fisiologica del déjà vu, anche quelle spesso presenti sulle riviste online e negli articoli che troverete in descrizione, può quindi esaurire la complessità di questo fenomeno. Un passaggio molto significativo del testo di Bodei lo vorrei leggere basandomi direttamente sulle sue parole presenti nel capitolo Lo specchio appannato, a pagina 112. Allo stato delle conoscenze attuali, non è quindi chiaro se il fattore scatenante del déjà vu abbia origine esclusivamente organica, quindi cerebrale, oppure esclusivamente psichica, disattenzione alla vita, paure, desideri, o se addirittura la sua comparsa rappresenti un simultaneo presentarsi in parallelo dei due livelli. Comunque sia, la spiegazione medica non dice nulla del contenuto del fenomeno sul piano della coscienza, allo stesso modo in cui il funzionamento difettoso di una rete telefonica non fornisce informazioni sul senso dei messaggi che la attraversano. Occorre quindi evitare l'oscillazione tra un esorbitante investimento di senso sul déjà vu in quanto tale, prima di ogni esperienza e interpretazione, e la tentazione opposta di dichiararlo irrilevante, come se fosse il corrispettivo di un crampo muscolare nella normale distensione del tempo. Abbiamo quindi visto che nella lettura di Bodei non c'è assoluta accondiscendenza alla tendenza oggi dominante di dover leggere il déjà vu come un deficit, come un malfunzionamento o come qualcosa che permetterebbe di essere paragonato ai famosi crampi muscolari di cui si diceva. Bodei si tiene in un delicato equilibrio tra tutti gli approcci interpretativi che abbiamo potuto passare in rassegna e ne ho omesso per ragioni espositive molti altri che troverete nel volume. Eppure egli individua almeno quattro fattori costanti che accompagnano qualsiasi esperienza di déjà vu. Il primo è un brusco e istantaneo calo della attenzione alla vita. Il secondo è un coinvolgimento e una immersione affettiva. Il terzo è un cambiamento del rapporto tra memoria e identità personale,
E infine l'ultimo è l'incredulità e lo stupore, oltre al sentimento di estraniazione, che accompagna tutte queste sensazioni che il soggetto tende a identificare come déjà vu. Non c'è bisogno che vi dica quindi che negli articoli che troverete anche nella descrizione a questo video troverete approcci che danno maggior rilievo proprio alla dimensione strettamente medica o anche alla tentazione di dover ricondurlo necessariamente al deficit o al malfunzionamento di certe aree cerebrali. Ma voi capite che se noi ci limitassimo a dare rilievo soltanto alle spiegazioni di natura medico-psicologica, ci perderemmo di vista tutti quei significati culturali, sociologici che via via, a partire dall'Ottocento, si sono fatti strada.